È definitivo, ragazzi. Il rampagione non cambia più sensibilità, ragazzi. L'ho detto anche a Dan, gli ho detto: Dan, se cambia ancora la sensibilità, esci fuori dall'armadio e mi puoi picchiare. Hai il mio permesso. Ragazzuoli, ho deciso di non cambiare più la sensibilità. Infatti, ragazzi, quelle che vi porterò nei prossimi video non le utilizzerò, neanche le proverò. Però, ragazzi, vi consiglierò appunto le sense dei vari pro player, eccetera, che vedo. Però, ragazzi, io la sense mia personale non la cambierò più. Perché oggi, ragazzi, in live sulla piattaforma viola ho messo una sensibilità che nessuno ha visto. Oh mio Dio! Che ragazzi, mi ha migliorato e ha aiutato tantissimo sia nelle meccaniche che nella mira. E ragazzi, è tutto ciò che serviva a me. Detto ciò, ragazzi, se volete sapere questa sensibilità, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi che siamo quasi ai 100.000 iscritti, ormai mancano solo 1.000 persone. Se volete sapere la sensibilità in anteprima, venitemi a seguire su Twitch, che sono in live tutti i giorni, ragazzi. Al raggiungimento dei 10 abbonamenti giornalieri, svelerò ogni giorno la sensibilità, quindi avrete solo poche occasioni per vederla. Detto ciò, ragazzuoli, io vi aspetto in live su Twitch. E detto ciò, ragazzi, possiamo iniziare con il video di oggi. Benvenuti qui da Rampage TV. Se state notando che la ripresa è un po' più strana del solito, è perché, ragazzi, sto registrando dal telefono, dal mio Huawei P30 Pro, perché la telecamera ha un problemuccio che dopo cercherò di risolvere, è un problema alla memoria. E niente, ragazzi, vi volevo aggiornare un attimino su ciò che mi sta succedendo, perché finalmente sono riuscito a risolvere il problema degli FPS che mi stava tormentando sul PC. Ho modificato la frequenza delle mie RAM, perché le mie RAM andavano a 2600 Hz, adesso le ho portate a 3000, ragazzi. Devo dire che è molto ma molto meglio, meno cadute di FPS rispetto a prima. Quindi niente, raga, già questo, raga, è una soddisfazione per me, è una cosa bellissima. E niente, ragazzuoli, detto ciò, nel video di oggi che cosa andremo a vedere? Nel video di oggi, ragazzi, io vi porto la sensibilità di un player del mio team, ovvero Blaze Vincent, che è veramente forte, ragazzi. È un player da console che non gioca in claw. Non vi dirò i suoi comandi, ma vi dirò le sue sensibilità, perché, ragazzi, si sa, ormai molti l'hanno capito, che per chi gioca in claw ci sono delle determinate sensibilità, per chi gioca non in claw ci sono altre determinate sensibilità. Perché? Perché se noi giochiamo in claw, la postura è così, ok? La presa sull'analogico è diversa rispetto a che impugnarla normalmente. È, diciamo così, vedete come fa il pollice, si imbarca, fa così. Quindi è diversa la percezione che abbiamo nell'analogico, di conseguenza anche le sensibilità. Quello che andremo a vedere oggi, ragazzi, sono le sensibilità perfette, le sensibilità aimbot e meccaniche per console. Vi aiuteranno tantissimo a migliorare il vostro peace control e anche la mira, ragazzi. Una bomba. Se volete, ragazzi, vi consiglio di andare ad iscrivervi al canale di Blaze Vincent, che trovate il link qua sotto in descrizione, ragazzi. Iscrivetevi in tantissimi e supportatelo, perché è uno degli elite del mio team, ragazzi, quindi va supportato per forza. Se vi state chiedendo perché ho sta bandana, perché i miei capelli, ragazzi, si stavano afflosciando, quindi ho deciso di mettere questa così li tiene in piedi. E niente, ragazzi, detto ciò, adesso vi faccio uscire delle sue clip del mostro, dell'animale, della belva di Vincent, perché è veramente mostruoso quel player, come vi ho già detto. E diciamo che merita davvero tanto, ragazzi, perché io quando ho visto i suoi gameplay, perché allora vi spiego come ho fatto a reclutarlo, mi avevano consigliato di vedere, di reagire a dei suoi video, ok? Allora sono andato a vederlo e ho visto che mi sembrava da PC, ok? Non avevo letto che non era da PC. Ho detto, cavolo, è bravo. Poi cosa è successo? Quando ci ho parlato, mi ha detto che era da console. Io ho detto, cosa? Se da console? Ho detto, non è possibile. L'ho fatto sfidare in 1v1 contro Dan, mi sembra, e Vincent ci ha sorpreso, ragazzi. Veramente, veramente un player mostruoso. Io in questo video, come ho già detto, vi dirò le sue sensibilità che gli hanno dato queste meccaniche, che gli ha dato questa mira, perché comunque, come potete vedere, fa delle belle, belle, belle giocate, sia a livello di meccaniche, che di edit, che di build, che di mira. È veramente, veramente bravo come player, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate. Io, ragazzi, direi di partire dal abilità pedale, perché l'abilità pedale, ragazzi, molti lo usano, molti no, eccetera. Lui non lo usa. Incredibile, subito subito si parte così. Abilità pedale, no.
E già qua ci siamo. Zona morta, 9 nell'analogico sinistro, 5 in quello destro. Qua ribadisco sempre, perché ci sono sempre ogni volta nuove persone che guardano i miei video, la zona morta degli analogici cambia in base, uno, a cosa volete, e due, se avete gli analogici rotti. State attenti, se il personaggino vi cammina da solo, alzate immediatamente la zona morta dell'analogico sinistro, perché se siete sopra un box che state sparando uno che è sotto, se vi si muove il personaggio cadete giù e prendete danno. Quindi state attenti di tenere la zona morta nell'analogico sinistro alta. Se avete il pad nuovo potete permettervi di tenerla bassa, come in questo caso Vincent che ce l'ha a 9. La zona morta dell'analogico destro vi servirà per la visuale, quindi attenzione anche qua, se avete l'analogico che è distrutto tenderà ad alzarvi la mira quando mirate, attenzione, tenetela alta in quel caso, però così potete tenerla a 5 se volete essere belli veloci. È lineare, era inutile dirlo perché si vede chiaramente dai movimenti che non è un player in esponenziale, zero di tempo di smorzamento, proprio clean ragazzi, vuole essere veloce subito. Andiamo nella sensibilità Merino che utilizza 11-11, ci sta perché da console può starci 11-11, ci sta anche da PC, però da console un po' meglio perché c'è un po' di ritardo, ovvio c'è il delay ragazzi, quindi 11-11 diciamo che va bene. Passiamo a Building Edit che utilizza 2.3 e 2.3 ragazzi, ci sta, non è male come cosa, direi che comunque ci sta, non c'è nient'altro da dire, 2.3 hai un edit e build che comunque sono bilanciati, non stiamo parlando di un 2 di building e un 2.3 di edit, sono equilibrati 2.3, ma è tutto rapportato alla sensibilità di visuale. Sensibilità di visuale il nostro Blades utilizza 47-47, ci sta, è al limite del medio-alto, però ragazzi 47-47 ci può stare perché comunque stiamo parlando di console, quindi 47-47 ci può stare ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, comunque 47-47 a parer mio è una buona sensibilità. Accelerazione immediata durante la costruzione, sì, perché vuole l'accelerazione che sia immediata, non che sia crescente, quindi la vuole immediata, ci sta ragazzi, ottimo. Ragazzi, state vedendo dalle clip di sottofondo che è veramente un animale ragazzi, inutile star qua a dirvelo. Ho avuto anche modo di giocarci sia contro che con, e devo dire che è bravo ragazzi, veramente bravo come player, è per questo che vi dico di andarlo a seguire, così come ogni player che vi porterò sul canale del mio team, perché sono veramente dei mostri. Io non ho reclutato gente tanto per reclutare, ma come ben sapete si sono dovuti sottoporre a provini comunque difficili, perché i miei provini ragazzi erano strutturati di un 1v1 box fight e un 1v1 in realistic, quindi hanno simulato una partita in box fight e una partita comunque simulando un fight reale, e la cosa difficile è che non erano contro di me, che io sono un player normale, erano contro dei player del mio team che già erano belli forti, quindi ad esempio su PC avevano provato a sfidare, non mi ricordo, e su console vabbè avevano sfidato, non mi ricordo, boh, lasciamo perdere, comunque hanno giocato contro dei player forti di console e dei player forti di PC. Quindi ragazzi potete ben capire che chi è entrato è perché se lo meritava realmente, erano davvero davvero dei player mostruosi. Attualmente ragazzi ricordo che nel team siamo full, non c'è più posto nel team, e nell'accademia mancano qualche posticino vacante, c'è, se qualcuno vuole provare ad entrare nell'accademia ragazzi dovete seguirmi su la piattaforma Viola, che sono in live tutti i giorni ragazzi, perché ogni tanto capiterà di fare provini, gli ultimi provini. In seguito ragazzi ci sarà un torneo nell'accademia e un torneo nel team principale. I peggiori del team principale andranno in accademia e i migliori dell'accademia passeranno al team principale ragazzi. Niente ragazzuoli, detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su sia per me che per Vincent, iscrivetevi al suo canale chiaramente, iscrivetevi al mio canale che siamo quasi 100.000 iscritti, finalmente ce l'abbiamo fatta quasi, e condividete questo video con tutti i vostri amici, taggate, anzi condividete questo video ai vostri amici che giocano da console, ok? Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, qui è tutto da Rampagione e bella!